tutte queste energie buone veramente che se ne sono andate, sono energie che noi dovremmo recuperare a Foligno come in Umbria, ma per fare questo non si può non cambiare la classe dirigente. E quindi Foligno questa volta ha una grandissima occasione. Il fatto che tutto il centrodestra, le liste civiche naturalmente di centrodestra, siano così fortemente diciamo inserite in questo percorso, sicuramente è il punto giusto per poter iniziare. La città di Foligno è importantissima, strategica per tutta la regione dell'Umbria. Quindi noi dobbiamo sicuramente mettere tutte le energie a servizio di questa città per cambiare l'amministrazione di questa città. Ho conosciuto Stefano un anno fa, qualcuno di voi conosce, sono amministratore nel comune di Todi, e in quell'occasione avuto l'occasione di conoscere Stefano come persona, una bravissima persona, e quando ho saputo che era candidato per questa tornata amministrativa nella città di Foligno, sono stata molto contenta, perché Foligno effettivamente, con un candidato sindaco come Stefano, ha veramente delle grandi possibilità, ha la possibilità di poter cambiare, la possibilità di amministrare questa città in una maniera diversa. Sono certo che nei vostri cuori alberga quel sentimento di bene comune e di obiettivo, di raggiungimento dell'obiettivo comune, che è quello che serve per cambiare questa città. Quindi sarà una campagna elettorale lunga, difficile, ci sono stati tanti nervosismi, tanti piccoli incomprensioni, però l'abbiamo sempre superato nell'obiettivo e nello scopo comune di arrivare alla liberazione della nostra città di Foligno. Io vi dico che sono pronto. Voglio fare questo paragone, permettetemelo, che è di natura, mi piace immaginarla così questa squadra. Io non sono il capitano ce n'è uno, lo conoscete, è Matteo Salvini, ed è la persona, ed è l'uomo che nel cuore ha la fiamma dell'italianità e che ha acceso la fiamma dell'italianità nel cuore di tutti noi e ha ridato dignità all'Italia. Io questo penso di Matteo Salvini. Io non sono certo il capitano, sarà il vostro pilota, però. Questo crediamo che Stefano Zuccarini sia la figura giusta per essere sindaco della città di Foligno.